fuori, sbagliata, anche se mi fu una lancia, ma devo! Numero 7, numero 8! E che me ne fotto a me, a 7 da la moto! Ah, sta qua, numero 7 e numero 8! Ma prego! Renato! Non ci sono! E tu non sei assettato! Ecco! Numero 8! Cioè, se tu mi porti a te, tu non stai alle gambe, la stessa a me! Io ci ho detto alla signora della bottega qua questa, meglio da un paio di persone fra me e te, perché non ti voglio avere nel vicino! Non vale! Ma è anche la regina filosa! Non dare fastidio a questo pubblico che è venuto e ha pagato un biglietto! A venire loro, no, ma va, ti abbattendo lì! Ma sì! Sei proprio cattivo! Sei... Ma cos'è questa confusione? Ma chi è lì? Ma non si capisce neanche la mente della tragedia! Signore, due anni su, ma mente uno e due, per far cessare! Tu non capisci niente, non capisci la moda di Parigi! Ma io vengo qui per stare tranquilla, per sentire la tragedia! Ma guardate un po'! Due, cioè... come si dice? Due cacca caffoni! Senta, madame, guato, assaltato! Tu non capisci niente, sei un... come si dice? Guarda quanta bella gente, se non è nulla per le sceneggiate! Guarda, guarda! Bravo, questa è un'opera! Ma come te la gestivare? Questa è una tragedia! Ma infatti, questa sceneggiata è veramente un'opera di tragedia! Io l'ho visto 30, 40, 45, 50 volte e mi sono sempre commossa! Mamma, si dice commossa! Commosso senza mosso! Ma a me mi fa piangere la Francesca di Vimini! Rimini, Rimini! Mamma! Vimini, Vimini! Rimini! Come la c'è vinto, Vimini! Ah! Si chiama Vimini, eh! Rimini, Rimini, Francesca da Rimini, nove Rimini! E vabbè, è la stessa cosa! Vimini, Rimini! Sta sempre da quelle parti! Votate, gente! Votate il vostro amato sindaco Eduardo Errone! Prego, votate! Ed è il vostro futuro! Non ci sarà più terrore! Ti è piaciuto questo? Questa te la potevi pure sparagliare! Io non sono un pagliaccio! Io sono un uomo di legge! Legge! Caccia legge! Uomo di legge! Povera me, pure mamma che è impazzita con queste lezioni! Cucciolotto, ma io le devo fare queste cose! Altrimenti chi la vota? Prego, vota! Oh, buonasera, signori! Anche voi avete una sceneggiata! Ma che fuori! Brava, brava signore! Prego, votate Eduardo Errone, che mi butterà la zappa e mi regalerà un trattore! Ma che stai a dire? Che stai a dire? Cucciolo, casa mai ci regalà pure un bello morco! Stiamo fammi! Chi sei qui? Sono tutto campagnolo! Se ci fai credere queste cose, quelli ti votano! Ah. Prego, prego signore! Votate Eduardo Errone! Guarda le poche chi c'è sta là, va! Che la vipera sorte che vota a Sanzo! Ma chi? Renata e che mi Non alluccare, non alluccare, facciamo brutta figura, non alluccare! Ma che non ci sento, re! Renata! Renata! Hai visto? E se ti sentiva, facciamo una brutta figura. Fatta zitta tu. Amica cara, buonasera. Amica carissima, buonasera. Oh, buonasera, signora gentilissima, come sta? Chi? Lei. Come ha venito? Posta un po' meglio. È stata un po' accatarrata. Accatarrata? Oh, no, tu sei stata poco buona veramente. Ma non basta meglio! Ma che vuoi che interessa la signora di come sto io? Ma non parlava di nostra figlia, quella ma, ti ha dato del leio! Io non ci ho avuto niente, che roba è scuola? No, oh, il leio si dà per mantenere un certo distacco, per rispetto e poi per non dare troppa confidenza all'interno, all'interno comodore. Interlocutore? No, è cotone, ma diciamo la sta confidenza che lei che se l'è pigliata! Sta recchia di là! Ma chi te ne recchia affilato? Ma come li permettete? No, 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 no,
mia moglie non vi voleva offendere. Quella parlava di una nostra comare nipote che si chiama Panza Spilata. No, no, io volevo proprio offendere. Anche a me sembrava che mamma la volesse proprio offendere. Brava, brava! Sai, è colpa sua! Perché non ha il coraggio di dire queste cose e si nasconde dietro sua moglie. Ecco perché il nostro paese va in rovina, perché è gestito da un essere inutile come lei. Io non la voto. Io non la voto. No. Sì, io non la voto. Ho vinto messo. Ancora non ho capito che del suo voto non ce ne frega niente. Quando mi hai voluto a girare il coltello dentro la pianta, sì. Satti calma, amore mio, satti calma. Ma che è sta casco? C'hai? Brava, brava, offenda pure! Ma io poi sarei una cozza! No, no, no! Quella mia moglie ha detto scocci, come per dire scucciato, uno che non intende capirla. Ma che lo signore la fa, c'hai? Ah! Ed effettivamente mi pare proprio una cozza. Cosa? Ah no, niente, niente, niente. Amore, amore, non facciamo brutta figura. Così rischi di complicare la mia carriera elettrocardiorale. Elettorale? Elettorale, elettorale. Io non la voto. La voto, mo, ho vinto. E inviterò tutto il paese a non votare. La voto, viva come è! Vai! E tu sangue a te! Sei una piccina! Allora, signori, io stavo dicendo che... Signori, non votate quest'uomo, altrimenti il nostro paese non decollerà mai! Lei è la nostra rovina! Lei? La dama tu lei? Ma che non mi ha fatto proprio niente! Tu appena hai detto a mamma, Giorgio, siete con cuore, se il nostro paese non decolla, certamente mi decolla il mio marito, se non ti rimanere a posto. Ecco, guarda come se la figli con mia figlia. Lei, parla di noi e non parlare di nostra figlia. Allora ragione, mia moglie, parlate di noi e non parlate della nostra guagliotta. Ma io non mi sarei mai permessa di parlare di sua figlia. Io parlavo di lei. Mamma, allora sei scema, lei sei tu o papà, a seconda di con chi parla. Ma non parla, stai giurando! Lei, no, lei! No, adesso! Calmati, amore! Accomodiamo! Che stai dicendo? No, accomodiamoci, sì! Che? Mettiamo questo qua! Qua sopra! Rispettabile pubblico, buonasera! Calma, calma! Non è successo niente!
È successa solo una disgrazia. E per colpa di questa disgrazia non si può più continuare la tragedia Francesca di Rimini. Ah, se ne vuole poco, Pippo Baudo! Cominciamo a parlare bello l'italiano, perché c'è la lingua della Francesca che viene da Berlino e non so parlare. Allora, si dice Francesca da Rimini! Da Rimini, se chi da me si vuole un coppo, si chiusciamo l'acqua d'acqua! Ok, Francesca da Rimini, perdonatemi! Io vado a te, Francesca! Se vuoi stimare la Francesca! Mi dispiace assai pure a me, madame, ma posso fare neanche a meno che là! E chi è meno che là? Chi è so? Ah, sono cugine Francesca! Io mi faccio una salotte a San Zeritto. Perdonatemi, madame. Chiedo perdono a madame e a tutto il pubblico per la facezia. Ma credetemi, con tutto rispetto, la tragedia non può essere eseguita. E pur qua? Pur qua? Hanno ragione, le signore! Dunque, come lo signor Andretti Coppo manifesta, noi questa sera abbiamo avuto il grande onore di avere una grande compagnia, la compagnia italiana I Tragici dell'Incornata, che ci avrebbero fatto l'onore... Vero no? Di rappresentare nel nostro modesto teatro la tragedia tragica italiana Francesca di Rimini. Ma la vota voi! Ha ragione la maraginea su quello! Ma senta che si dice Francesca da Rimini! Da Rimini! Scende te, ripete tuo dramma, vattene a casa, non è passiera tua! Mi hai fatto due, tre stai fa? Ah. Del grande allitterato tragico italiano Silvio Pellico! Bravo! Bravo! Grazie! E vivo la tragedia, ma stasera non ha potuto sentire. Pur qua! Hanno ragione, le signore! Pur qua non si può sentire, per qua, perché non si può sentire? Facciamo sapere, pur qua! Ma bravo! Hanno ragione, le signore hanno ragione! Le date il gelo, le date pur qua! Lei non è puttua, lascia! Calmatevi, prego, calmatevi! Ma quali portuali di anni, signor? Quella della signora è straniera, e pur qua vuol dire perché? E no, portuale che per noi sarebbe Portogallo. Ah, scusate, credevo che il problema fosse per due Portogalli. Infatti, pure io avevo sentito la stessa cosa. Magari un problema fossi due Portogalli, quella situazione è complicata. Ah, sì? E allora dite, por qua non ci fate vedere la Francesca, por qua. Signore mio, mi stavo spiegando il pur qua, ma non mi date il canzo, abbiate pazienza. Dunque, dicevo che la prima donna della compagnia, l'italiana Carlotta Marchiotti, ha avuto un ammancamento, si è sentita poco bene, e il suo collega italiano, il primo attore, è andato dentro al camerino per aiutarla. E mentre la stava maniando per rianimarla... Maniando? Hai capito, Carlotta? Senti, donna, queste cose come mi interessano. Dunque, mentre la stava maniando... Ma per bene, per farla rifiatare, ma cosa avete capito? Insomma, è arrivato il marchesino Spennabene, che poi sarebbe quello che sa tenere. Ah. E l'amico del cuore di Carlotta Marchiotti, che ha fatto? Ha sfornato la porta della camerina, ha visto sta mano che sa gli scendeva, perché poi il dolore stava proprio qui, e va trovo che sa cruto, e ha detto, traditore, questa è la mia amante, io ti sfido a divello. Hai se la mano, ha fatto patapuffete! C'è un buffettone prima tu. Prego? Cos'è essere buffettone? Un grande paccherone. Sì, uno schiaffone pesante, Ah, schiaffone. Uno schiaffone bello pesante. Che lo poverello, prima si è arrivato con e pasta, ha reagito, ha sfoderato, ha sciabbo le palottine a fianco, ha tirato in capo marchesino. O marchesino ha via la pistola e ha sparato, boom, boom. E meno male che i colpi sono giù da vacanza, sì. Però la signora Carlotta Marchiotti è stata colpita di strisce e quindi l'hanno portata in ospedale. Ma paura è stata grossa assai, e poi che vi devo dire, chi se ne è scappato da un lato, chi dall'altra parte, qua degli italiani non è rimasto più nessuno. Quattro argomentazioni a manto del pa, netta! Passa o non passa, che stai signore? Insiste questo, scusatemi signore, non è colpa mia, ma figuratemi, se no si poteva fare, ma c'è questa tragedia. Solo della tragedia italiana. La tragedia italiana. Solo una espressa manda per il pubblico alla Francesca, e tu il pubblico vuoi vedere la Francesca, disse, prese, è vero, Giulino, scusa, ma noi che siamo noi che siamo venuti a fotriatra, a perdere odietro. La tragedia. La tragedia. Yes.
sempre un'indassanza. Madame, non è colpa mia se la tragedia non si fa più. Che ci posso fare? A pregare a un minuto in ritardo, tu mi dici che la tragedia non si fa più. Non si fa più, sì. Ma sei tanto guaiato. Sei un follì. Sei un coscionerie. Un coscionerie. Ma ci ne vuole un bel coscionerie. Un bel coscionerie. Ui, ma che state dicendo? Sono al parleo direttore. Voglio monarchia. Italien sono le ladroni. Quale direttore? Se ne avete qua. No, noi siamo ladroni. Gli italiani sono ladroni. No, madame, che se non potete dire? Ma parli che ci interessa. Noi siamo napoletani, quindi figurate. Ad ogni modo, importante che il pubblico è rimasto qui, ci accorda fiducia e che si vuole divertire con noi. Ma hanno ragione le signore! Oh, insista questa, Scusatemi, madame, ma perché date ragione a madame? Non è colpa mia se non si fa più la tragedia. Signora, signora, sto parlando con voi. Signora, signora, Con me? No, con muta. Con muta? Ma quale muta? Sordo! Anzi, siete sorda, gli ragiono a madame! Urlate un po', gli da questo orecchio, non ancora. Sento bene! Ah, da uno, mi fa piacere! Giulino, che stiamo andando un altro tempo! Io mi sono scucciata e sta a dì! A uno mi fa, sì o no, sta tragedia! Avete ragione, rispettabile pubblico! Lo so, la colpa non è mia, però se volete vi posso intrattenere io e vi posso fare ascoltare qualcosa, non so. Oppure c'è qualcuno del pubblico che si vuole esibire, così ci divertiamo un po'. Ormai la serata è andata così, purtroppo un imprevisto può succedere, però rimedieremo subito, quindi se c'è qualcuno del pubblico che si vuole esibire, venga qua e così possiamo fare una grande serata. Signora merda! Signora, ma voi non eravate sorda? Ma io leggo il labiale. Ah, il labiale, ma fa un culo. A te e a sole. Certamente, prego, accomodate. No, perché io tengo una bella voce. Ah, mi fa piacere, venite qua così vi faccio assistere dal nostro direttore artistico. Lo chiamiamo subito. Don Gennaro! Don Gennaro! Dite! Ah, venite qua. Allora, qui ci sono delle signore che si vogliono esibire. Se le vogliamo assistere, poi ci stanno a fare 10 pubblico, che se sta storto, perché se faccio la tragedia sta incazzato come che. Pensateci voi. Beh, su pacca mi volete affibbiare. Voi siete il direttore artistico e dovete pensarci voi. Vi lascio in buone mani del nostro direttore artistico. Buona serata e buon divertimento! Buonasera. Prego signorina, si accomodi il palcoscenico. Scusate, ma anche io so cantare, tengo una bellissima voce. Sì, ma l'avevo detto prima. Beh, che significa? Che lei si può esibire io o no? Ma certo, io posso cantare lei. E chi l'ha stabilito questo? Vabbè, ma non litighiamo, su. Venite ambe due, io farò esibire prima una e poi l'altra. Prego, accomodatevi. Qui. Piano. Piano, che rimane male. Mamma mia. Allora, chi si esibisce per prima? Io! Lo sapevo. E allora facciamo così, si esibirà prima... Tuppa tuppa mariscia, arabica sono amica, non lo condannavo mica perché sono venuto qua. Tuppa tuppa mariscia, arabica mariscia. Bravo. Un forte applauso alla signora che si chiama... Tuppa tuppa mariscia. Ma che stai cantando? Sono amico, non lo condemmo dire perché sono venuto qua. Tuppa tuppa mariscia, arabica mariscia. Questo è un bravo! No, quella voce a trombetta che tiene la signora. Italia voce a trombetta, avete sentito? Italia voce a trombetta. Signor Sidra! Italia voce a trombetta, ma fai proprio ridere. Vabbè, adesso risolviamo il problema. Il nostro pubblico farà un valoroso applauso ad ambedue. Bravo. Per me, Per me. Per me, Daphne, papà, shalom, papà, dimmi che cucina. Tuppa, Marisha. Arabite sono amiche, ma non conto il nuovo dico perché sono frequente. Tuppa, Marisha. Arabite, Marisha. Basta, signore, basta. Chi è stata la più brava? Io, ovviamente. Tengo la voce che pare un canarino. La voce che pare un canarino. Tu mi pare una gallina spruzzata. Pare che tiene una funanganna. Siente a casa, tuppa tuppa mariscia, arabica sono amica, ma non cosa non lo dica perché sono venuta qua. Tuppa
tuppa maliscia, a rapido maliscia. Basta, non ce la faccio più. Fuori, 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 fuori. Ciao, giù. A rapido cammini. Fuori! 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 Se vuoi la vita fantastica! Ancora! E una legge di basta! Dunque, gentile pubblico, come avete visto, le signore sono andate via spontaneamente. Vuol dire che adesso vi intratterrò io. Intratterrò io con una bella canzone, perché io veramente so cantare. Veramente una bellissima voce. No, come che le due trombette sfiatate. Appena il nostro tecnico riesce a seguirmi... Ma certamente, dove dobbiamo andare? Beh, simpatica, sta ancora Ruben. Ma no, non è che dovete venire con me. Mi dovete mettere un disco. Ma volentieri, sì. Quale volete venire? Dunque, ce l'avete Concettina Cascia? Non credo. Come dovrebbe fare? Fa così. Per Concettina Cascia, pom, io me ne vado moscio moscio, pom, ma se sono indebolito in coscia, pom, non ce la faccio a fare niente più, pom, pom. No, mi dispiace, se non è che subisce. Per caso avete delle Cassio? E com'è che fa? E fa così. Ma tu che Cassio vuoi? Ma tu che Cassio vuoi? Ma tu che Cassio vuoi? No, no, mi dispiace, ma mi manca anche questo. Come avete capito? Il nostro tecnico è manco Cassio. Vado uscendo! Ma vado subito! Grazie! Vengo subito! A me che sono il sindaco e sono venuto a vedere questa sceneggiatura. E poi non avete pietà, quella è una povera creatura, non la vedete, ma non avete cuore, non avete fetta con me. Ma che vediamo, buon bacio l'uomo, amico. Non pagare anche tu, Tito. Sindaco, io veramente non stai facendo niente. È vero, sono qualche fiore. Ma quando un è assurdo, ma perché non si sta avuto? Senti, bella faccia, dammi un'ora retta, dammi un rosato da questo bello cesto. Certo, sindaco, però se io lo devo dare alla mia congiunta.
Ma certo, guarda, è bella signora vostra, però se permettete offro io un omaggio. No, 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 io non voglio furbaggi, no. No, 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 capito, capito, un omaggio ve lo offro io, no. Io vi offro un fiore. No, 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 non si è mai detto che il sindaco non vuole pagare, io devo pagare, tutto devo pagare. Vabbè, vabbè, allora facciamo così, aspettate, perché io mo ve lo tiro un attimo fuori dal... No, no, cara, cara, non essere crostato! Quello dice il mazzo di fiore! Scusa mutante! Volevo dirgli scusa mutante! Ma sempre il presentatore, presentatore! Ma c'è una gente che sta cosa che non si può fare! Prego, ditemi! Ma come uno viene a teatro a dare scusa di mutante! Ma la prego, è stato solo un grosso equivoco! Mi sono qui, è solo adesso io! Non ci avrei soltare! Perché la tragedia non si fa! O se non faccio il vantaggio! Signorina, lasci la sala! Allora, aspetta un momento, c'è una buona sala, ma che... un sale, ma mi un coppa fresco! E va buono, non c'è io, ma non va, capito? Fa sto spettacolo! E fa si lo spettacolo! Dico brutta gente! Ecco qua! Tu hai visto a me! La figlia per me! Dico faccia il tronco, tolto il problema, si accomodi. Anzi, vicino a me che attacca faccia lo struzzo. No, faccia di bronzo, abbi pazienza. Ma questo è uno schifo, quando è un indecenza. No, facciate pazienza. Io voglio essere un impossato. Scusatemi. Pure. Non si interessa. Sei persona, mi ci ha mandato a voi. Signore, avete parlato col direttore? Col direttore ne parli. Non vi sentite bene? No, ma per l'amor di Dio, signora, se lei non si sente bene, chiamiamo subito un dottore. E se la signorina è scomoda, sicuramente le cambieremo la sedia. Dunque, allora, io comunque... Io voglio sentire ragioni. Che sta facendo? Che sta pigliando alla dita? E se vuoi non fai la tragedia? Qui, che se fai dove? Se vuoi non fai la tragedia? No, dimmelo, va. E hai il tuo sangue. Ha cacciato la fazzoletta, ha cacciato. Oh, signori, ma lei deve capire, il teatro è un luogo di serenità, di calma, e poi non si preoccupi. No, signori, ne fa solo un sopravvissuto in do menù. Poi comunque non vi preoccupate, la tragedia la facciamo noi. Prima che la fate voi, sicuramente la facciamo noi. T'ho permesso. Salvatore! Diti, non c'è niente. Vieni qua. No, c'è niente, che sto fatto questo, mi dà vedo. Salvatore, vieni qua, mi devi fare un piacere. No, lasciate stare. Scusatelo, forse probabilmente perché ha vergogna, è vero, Salvatore? Ha vergogna. Ma non ci capite, c'è stato quello un coppia, ci può stare tranquillamente. E allora vieni qua, mo voi. Vieni, mo qua. Mi fate male. Ho detto, vieni qua. Innanzitutto saluta il pubblico. Buonasera a tutti, scusate, ma io non sono abituato a queste cose. Va bene, non fa niente. Con calma. Salvatore, tu mi devi fare un piacere. A lavoro. Devi andare alla cantina di Don Ciccio. Va. E arriva. A cantina di Don Ciccio. E a fa che? E che ne sa? Oh, se non te lo dico io. Dunque, vai alla cantina di Don Ciccio. La troverai Menecuccio, Filippo e Luigi. E che gli dirai? Gli dirai che noi dobbiamo... Arriva. Va da voi. A cantina di Don Ciccio. E a fa che? A parlare con Menecuccio, Luigi e Filippo. E che lo dici? E che ne saci? Oh, e se non do di chi? Signori, perdonatelo. Lui è il nostro inserviente di solito assetta. Dare tu. Palcoscenica. Dunque, vai alla cantina di Don Ciccio. Troverai Menecuccio, Filippo e Luigi. E gli direi che devono venire subito qua. Perché dobbiamo ripetere questa tragedia, Francesca di Rimini. Perché noi... Da Rimini, ma non faccio fatta di si dice da Rimini, deve buttare il plasma, deve buttare. Ecco, e per cortesia avvisali pure che ha acchiappato il pubblico con Bechill. Quindi per cortesia fai presto, valli a chiamare. Va bene, corre. Chi? Chi? Io se no. Tu? Io se no. Tu? Corre. Andiamo sabato fa presto, vai. Dunque, signori, ancora 5 minuti e sicuramente noi faremo questa tragedia. Ancora 5 minuti, si chissà se muovo. Ehi! E devo muovere, ah! Non andiamo bene, ah! Volo, guardalo. Ah, signori miei, un po' di pazienza come la sto tenendo io da tanto tempo e sicuramente, appena arrivano i miei colleghi, sicuramente faremo la tragedia. Ma in questo... No, ma che vedo? Vedo male, la salvezza per me e per voi, signore Don Anselmo!
Come si fa, si fa? Purtroppo è il pubblico, donna sì. E il pubblico va rispettato sempre. Sì, che stiamo vedendo. Questa è la tragedia, si ha come dire con una chiave del fiume. I tragici dell'incornata, i tragici dell'incornata. Noi la facciamo, noi. Sì. Sì. E poi il a coppia parte cammino, ma vega tanto bello. Infatti, voi andavano in casa. No, donna sì, no, dovete venire qua, dovete salire il palcoscenico e mi dovete aiutare. E io che c'entro? No, e anche il pubblico lo vuole, come no? Prego, un grosso applauso a donna Silva, tu! Prego, donna Silva! Accomodatevi, prego, accomodatevi, donna Silva, mi dovete aiutare assolutamente, assolutamente. Donna, se già la situazione è complicata, non durate adesso, per piacere. Insomma, non mi è successo, infatti, io non stavo passeggiando qua fuori, era la mia serata libera, e ho visto gente che commentava questo fatto. Come mi dispiace questa cosa che è successa? Arrivederci, sì, dice che è morta la prima attrice italiana. No, quando mai? No, non è morta ancora. No, non è morta ancora. E che ora vuoi? Ma perché andavo lì fuori? No, che c'entra? È che la gente che fuori stai facendo un terno. 24 teatro, 48 morti e 90 paura. Ecco. E allora i numeri d'obbligo per prendere il terno. Ma vuol dire che faranno lampo? Perché la paura non c'è stata. Oh, ma paura c'è stata, pure assai. È solo che la prima attrice è stata ferita leggermente. Ah, solo ferita, sì, mi fa piacere. Allora Santarice la gente che fuori che fa 14 il ferito. Sì. 14, 24 e 90. Certo. Portando a gennaio, capigliano terno, poi moro o non moro, ma noi che ce ne fanno. No, donna sì. Sto scherzando. L'importante è andare avanti. Certo, assolutamente sì. Ah, voi non dite cosa è successo, mamma mia. Ma tu pure sai che mi ha già aiutato. Sì, assolutamente sì. E mi dovete aiutare per forza. Ma come vi aiuto? No? È vero che noi siamo una grande famiglia, pubblica non sa. No, come non so. Noi siamo una grande famiglia. Assolutamente, noi quando ci incontriamo tutti a bacio e braccio. Sì, ci abbracciamo, ci basta senza mandare un po' di video. Niente, non c'è il video tra noi. Assolutamente. Sì. Quando qualcuno ha bisogno di tutto quanto corre. Anche l'altro lato. Noi siamo felici del successo degli altri. Quando qualcuno ha un grosso successo, gli altri che fanno? Morono di felicità, ma sempre morono. Insomma, il nostro signore chi è? È sempre il pubblico. Il pubblico, questa gente, assolutamente sì, assolutamente sì. Il nostro pubblico ha sempre ragione. Sempre, sì. Purtroppo, pure quando ha acchiappato un Achille, ha ragione il pubblico. Ma tu che bollo! Ma io ti ho detto la tragedia! Il pubblico! Ma invece di... ma la tragedia solo tempo va a preparare, dovete pazientare un poco, dovete pazientare. Piuttosto ci dicesse, ma chi gli ha dato un anno? Ma come si fa, ma perché veniate? No, donna Sei, noi dobbiamo fare assolutamente questa tragedia, sì, è il pubblico che lo vuole, l'ho promesso al pubblico. Voi volete la tragedia, e noi la tragedia faremo, ecco. Vabbè, però come dicevo prima dovete aspettare un poco perché ce lo dico, la lingua è difficile, bisogna prepararla, bisogna provarla. Sì, assolutamente. Ma non lasciate una cosa, aspettate, ma voglio fare. Ho perso un cinque. Scusagliata, hanno lasciato qualcosa. Eccolo qua, morite. Oh, è credo, un tavolino, sto cosa, ripiano lo tavolo, c'ho anche dei vini. Io ho più. Guarda, non provo più. Sta scritto tutto cosa dito. Tutte cose, e chi l'ha cucciso gli italiani? È vero. Se non leggono non parlano. Tutta roba di cucetto. Bravo! Chi? Ha scritto tutto così. Ma cucetto. Madonna sì. Vedete noi come siamo portati per l'improvvisazione, per il lazzo. E mi ha detto cucetto, a me subito è uscito il lazzo fuori. Lazzo fuori, Vabbè. E allora che sta? Il lazzo. Il lazzo è una battuta simpatica, mio caro signore. Ma facciamo quattro lazzi e frizzi per il nostro pubblico. No, donna Zia, questo dopo. No. Adesso dobbiamo fare la tragedia. Certo. Io l'ho promessa al pubblico. E in più tende la faccia tagliata dalla francese. Chi giudice se ne faccia in più? Che l'ha messa la faccia? No, che l'ha fatta la palazzo. Poi vedi la tragedia, se parli con il direttore. Come aspetto gli altri aspettano. Chi te ne cura c'è ciò dice? Ciò ci vuole, sicuro? Avrete la mia.
che ha l'atto al studente. Guarda, è venuto a lutta, signore. Ma pare, papà, non è fello, guarda. Te lo puoi andare a navi o parapetto a nazzo, guarda. Esagerato. Ehi, buonasera, madame. Buonasera. Oh, capisci, sì. Ma capisci, si vede bene. Scusate, madame, volevo chiedere se gentilmente... Gentilmente, chi sta parla francese? Gentilmente, potete in un poco fare in domanda. A che ora? Oui, oui. Oui, la piace, donna, se la piace, lei è francese. Voi vi fate due passi, passeggiate un poco, vi pigliate qualche cosa al fresco e passeggiate per coppo marciapiede. Mi raccomando, non vi muovete a coppo marciapiede. No. E chi se ne fotte? Donna zia, donna zia, chiudo si parla con l'ambasciatore. E facciamo l'incidente diplomatico a Napoli, Parigi. Non siamo mai, non siamo mai. Non mi preoccupate, madame. Voi tornate qui tra 20 minuti e noi siamo pronti. Ancora 20 minuti. Senza vento, sennò pigliate fritto, non c'è mai. No, Bonbon si è fatto male a signorina. La campanella, retto già. Te ne volevo capire. Ah, va bene. Voi credete me? Non mi preoccupate, madame. Tornate qui tra 25, 30 minuti, 40 minuti. Un'ora, un'ora e mezzo. Che saremo pronti. Oh, sto scherzando, Amore, pubblico, che succede? Si annoieranno vedendo le cose. Assolutamente sì. E invece, perché mi diate un poco un bar? Ma perché te lo vai tu? Certo, signori, certo! Andate al bar, mi pigliate la camomilla, calmate un po'. Ecco. Per favore, signori, prego, accomodatevi che la muette è a vostra disposizione. E là trovate sorbette, cassate, spumone. E mentre va rifrescato il cannarone... Mettete la mano in tuo cacciolone. Sì. Per pagare. Ah. Per pagare, che buona educazione. È buona educazione. E mentre noi litighiamo con il copione... Voi li rinfrescate, bravo. Tecnico, un poco di musica per allietare l'uscita del pubblico. Ma che fa? Ma che mi sta facendo? Oh, a marciafondo, un po' di musica allegra. Ah, un po' che è che la vita la prende. Ah, signori, prego, signor sindaco, prego. Prego, signor sindaco. Signora, signora, voi non siete andata, voi andare. Signora, ma che sorso, che lei sto morto, donna zia? E voi non dici? E voi non si chiude là, scusate. Signora? Signora, sto parlando con voi, dovete uscire. Bravi, siete stati bravissimi, mi siete piaciuti tanto, bravi. Ma ci sta sfruttando? Che allora non ha capito proprio niente. Signora, andate a rispettarli al bar, al bar. Prego signora, prego, si accomodi. Prego, vada, vada un po' a fare qualcosa di fresco al bar. Sì signore, sì signore. Mannaggia miseria, state roba pubblico. Ma mentre ma si può, dobbiamo aspettare i miei colleghi della filogrammatica.